Parliamo anche con il capitano della Giana, Daniele Pinto, insomma, doppietta oggi, per te gli anni non passano mai? No, beh, sono veramente contento perché oggi servivano i tre punti. Affrontavamo una squadra che sapevamo che era ultima e giocava al massimo. L'ultima partita comunque abbiamo visto che perdevano, ma perdevano bene, nel senso 1-0, una squadra solida. Noi abbiamo preparato benissimo la partita, poi si è un po' complicata dopo l'espulsione, però beh, dai, il mio gol ha aiutato un pochettino sul 2-0. Secondo tempo loro sono partiti forti, poi il 3-0 un pochettino ha chiuso il gioco. Dai. Una gara da squadra matura avete fatto? Sì, no, sapevamo che era difficile, poi una volta in 10 siamo stati compatti, ci siamo detti anche negli spogliatoi di essere compatti e provare in qualche ripartenza a fargli male, e così è stato. Anche tatticamente fatta bene, insomma, sì, sì. Avete lasciato l'uno contro uno con Fall. Sì, esatto, sappiamo che davanti abbiamo un giocatore come Fall che sull'uno contro uno è fortissimo, ci siamo compattati dietro, bravissimi tutti veramente, perché abbiamo fatto una prestazione importante a livello difensivo soprattutto. Adesso insomma anche la classifica comincia a dire che potete raggiungere un altro obiettivo dopo la salvezza, dopo i playoff, anche quelli in casa, che è un ulteriore gradino? Sì, sì, no, dobbiamo andare il massimo, dobbiamo, adesso mancano poche partite, dobbiamo andare sempre il massimo e cercare di portare a casa più punti possibili e poi vedere dove arriviamo alla fine.